Buonasera e bentrovati alla nuova stagione della trasmissione Diretta Sindaco, la trasmissione in cui invitiamo tutti o quasi tutti i primi cittadini della provincia di Lucca. E nella prima puntata, in questa prima importante puntata, è venuto a trovarci il sindaco della città capoluogo, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Buonasera. Buonasera a lei. E grazie della disponibilità. Naturalmente, buonasera a tutti i telespettatori. Bene. Vi ricordo ovviamente anche in questa stagione la possibilità di inviare domande tramite SMS al numero che vedete in sovraimpressione, almeno spero che venga messo in sovraimpressione dalla regia. Comunque ve lo ribadisco, è il 360 10 38 330. Allora, come di consueto, come facevamo nelle scorse stagioni, partiamo con la buona notizia. Qual è la buona notizia che ci porta il sindaco di Lucca questa sera? Beh, la buona notizia è che abbiamo cominciato a lavorare in modo molto intenso sui quartieri al di là della circonvallazione, quartieri, chiamiamoli così, periferici, se Lucca può avere periferie, perché in realtà la configurazione urbana di Lucca è una configurazione molto articolata, ma per esempio su Sant'Anna, su San Concordio e su San Vito, anzi su Sant'Anna la notizia ottima è che siamo parte di un finanziamento importante, quindi su Sant'Anna tra i fondi che proverranno dall'esterno, sono 6 milioni circa, i fondi nostri arriveremo a investire circa 8 milioni. Quindi, 8 milioni su Sant'Anna. Quindi è una cifra di grande rilievo, di molta importanza, si partirà dagli impianti sportivi di Matteotti, dal centro sociosanitario che si affaccia su Viale Naudi, poi un altro cuore dell'investimento sarà Piazzale Carlo Sforza, che è una delle aree che riteniamo debbano essere oggetto di una grande attenzione da parte dell'amministrazione, e poi si continuerà ancora fino a Via Ferraris e fino a altre zone con riqualificazione di aree verdi, e con quindi elementi di miglioramento della qualità della vita, così come è necessario nei quartieri per fare ancora sempre di più elementi di vivibilità e di socialità. Un'ottima notizia soprattutto ovviamente per il quartiere di Sant'Anna, ma i tempi ci sono? I tempi abbiamo a disposizione i finanziamenti. Questo sono è già a disposizione? I finanziamenti sono a disposizione, questa è la buona notizia, la notizia ottima che diamo stasera, ma non è solo una notizia che riguarda Sant'Anna, perché stiamo concorrendo con un finanziamento a 16 milioni, perché questo è quello che abbiamo presentato per l'area di San Concordio e di San Vito. San Vito sempre, e San Concordio sempre col medesimo criterio. Dobbiamo creare momenti di socializzazione, dobbiamo creare momenti di miglioramento importante della mobilità, piste ciclabili per esempio, e su San Concordio e su San Vito intendiamo intervenire in questo modo, riqualificando anche delle aree, per esempio a San Vito Piazzale Lodovico Ariosto è una zona che giudichiamo di grande interesse quanto a possibilità di miglioramento. Quindi la nostra attenzione è molto spostata in questa seconda fase del nostro mandato di governo sui quartieri periferici, come è naturale. Si è intervenuto sul centro storico e la ragione dell'intervento sul centro storico riguarda il fatto che Lucca oggi è una città altamente attrattiva e lo sarà ancora di più tra qualche anno, perché tutto il lavoro che abbiamo impostato in questi anni lo stiamo portando a compimento ora. Poi, al di là del centro storico, naturalmente, ora l'attenzione è rivolta alle aree periferiche. Poi ci sarà ovviamente da pensare a tutto il resto, perché le esigenze sono notevoli, ma questo sarà il lavoro dei prossimi anni. Bene, allora accogliamo questa positiva notizia e passiamo alle domande che ci sono arrivate da parte dei nostri telespettatori. Allora, iniziamo con la prima domanda che ci è arrivata telefonicamente prima dell'inizio della trasmissione. Ce la fa la signora Maria Teresa dal centro storico, quindi andiamo subito nel centro storico. In realtà le domande sono due, riguardano tutte e due la viabilità. Via Elisa dovrebbe essere a senso unico, dice la signora Maria Teresa. Sì. Cosa aspettate a spengere il semaforo? Dunque, allora rispondo immediatamente a questa domanda, che mi pare una domanda molto interessante. Il doppio senso è una sperimentazione.
siamo stati un po' in difficoltà a spostare il mercato dei bacchettoni. Perché? Perché abbiamo dovuto compiere continue opere di adeguamento che hanno ritardato lo spostamento, ma il mercato dei bacchettoni sarà spostato presumibilmente, faremo i lavori dopo la fine del Luna Park, quindi sarà spostato entro credo il mese di dicembre di sicuro, penso che questa sia la data. Al entro momento, la fine dell'anno, quindi il mercato... Al momento non ho controindicazioni, pertanto su Via Elisa è stata fatta una sperimentazione, si guarda come, proprio per vedere come vanno le cose. Poi, ovviamente, in base a come sono andate le cose, decideremo. Seconda domanda della signora Maria Teresa. Via Santa Chiara e via Brunero Paoli dovrebbero essere a traffico limitato, ma nessuno controlla. Dunque, se la signora allude al controllo, dei vigili, beh, insomma, è una segnalazione che prendo volentieri e che trasmetto volentieri. In realtà si tratta di due zone che non rientrano nell'area oltre i varchi telematici, sono due zone prima dei varchi telematici, via Brunero Paoli e via Santa Chiara, quindi la circolazione in quelle aree è più possibile, se così mi posso esprimere, rispetto alle zone che sono invece all'interno del perimetro controllato dai varchi. Infatti forse la domanda non è perfettamente chiara, invitiamo la signora se vuole rimandarcela ovviamente tramite SMS al numero che ho detto prima. Altra domanda ci viene dalla signora Anna Maria Giometti che si è lamentata della situazione della pulizia tra San Concordi e la chiesa di Ponte Tetto. Ha detto che ci sono sacchi di spazzatura abbandonati in molti luoghi e bisognerebbe anche tagliare l'erba sui cigli delle strade. Dunque, per quanto riguarda il taglio dell'erba, io credo che il sistema sia ampiamente in fase di miglioramento. Prima avevamo tre presidi per il taglio dell'erba, tre, momenti che decidevano come fare, dove, eccetera. Ora ne abbiamo uno unico, quindi interamente il controllo è affidato a un'unica struttura. Noi crediamo che l'unico controllo sia ovviamente migliore dei tre che rischiavano poi di non collegarsi tra di loro. Quindi il sistema del taglio dell'erba sicuramente negli ultimi tempi è migliorato, andrà migliorando e penso che sarà ancora migliore l'anno prossimo. Poi raccolgo ovviamente la segnalazione. Per quanto riguarda i rifiuti abbandonati, dunque a parte che ricordo che ci sono multe importanti per chi abbandona i rifiuti, ma a me piace ricordare ai cittadini stasera che i primi responsabili dei rifiuti che producono sono loro. Quindi la responsabilità dei rifiuti appartiene in primo luogo a chi li ha. Poi c'è l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ma nelle forme dovute, nelle forme adeguate. Chi lascia in giro rifiuti è passibile di multa seria, poi ci possono essere sanzioni anche ulteriori nel caso che si scopra che l'abbandono è anche di materiali, per esempio, pericolosi, per cui in quest'ultima fase, dopo aver esteso la raccolta differenziata a tutto il territorio del comune, si è notato in effetti in alcune aree, in alcune zone, quella è una zona già segnalata peraltro da me all'azienda, si è notato l'abbandono dei rifiuti. Noi stiamo mettendo appunto anche sistemi perfezionati per poter capire chi è che compie questi atti. Sono sicuro che se avremo la possibilità poi di cogliere sul fatto chi abbandona i rifiuti, queste persone, sono sicuro, non lo faranno più per i prossimi anni a venire. Questo lo dico non tanto per avere parvenza di sindaco sceriffo, che insomma è una posizione anche a volte poco simpatica, ma la vita civile è fatta di regole, di regole che tutti noi dobbiamo seguire se vogliamo stare insieme appunto civilmente. Per cui l'abbandono dei rifiuti è una delle cause di degrado del nostro territorio, non è paragonabile a ciò che avviene da altre parti, siamo impegnati a migliorare ovviamente, anzi il 23 faremo una grande pulizia su molte parti del territorio e ci daranno una mano anche i migranti in questo. Quindi faremo un'operazione davvero di grande pulizia. Però
bisogna essere consapevoli che i primi responsabili della pulizia del territorio siamo noi col nostro comportamento. Diceva un frate una volta che veniva a fare le prediche: se ognuno pulisse davanti a casa sua, tutto il mondo sarebbe pulito. Bene, io penso che la predica del frate, di quel frate saggio, sia un'indicazione importante che mi sento di dare a tutti i cittadini. Allora, vediamo se c'è tempo per rispondere anche a un'ultima domanda per quanto riguarda questo blocco di trasmissione. Volevo chiedere al sindaco di Lucca sullo stato di abbandono dell'area dell'ex scalo merci, che continua ad essere una brutta cartolina d'ingresso alla città. Quando partiranno i lavori al terminal bus? Dunque, allora, l'area dello scalo merci sarebbe un argomento di grande interesse da discutere, perché se ricordate quell'area doveva essere interessata da circa 90.000 metri cubi di nuova costruzione. Siamo a un progetto del 2005, perché gli atti furono firmati nel 2005. Se fossero stati costruiti quei metri cubi, 90.000, immaginate quanti sono, bene, il comune avrebbe avuto l'area a un euro, altrimenti l'avrebbe pagata molto di più, un paio di milioni. Bene, noi stiamo trattando con Ferrovie tecnicamente, anche perché quelle costruzioni non sono più possibili evidentemente, ma non sono più possibili perché nessuno si arrischierebbe a costruire ora 90.000 metri cubi, non sono più convenienti e soprattutto perché non vogliamo che il nostro territorio sia ulteriormente invaso da costruzioni. Quindi la trattativa con Ferrovie è una trattativa che si dimostra più complessa di come si poteva ipotizzare in passato. Siamo ovviamente interessati a trasferire lì il terminal bus, perché questo è il nostro progetto, questa è la nostra realizzazione dell'idea di città, perché noi siamo un pochino oltre l'idea di città, siamo ormai alla realizzazione dell'idea di città. Quindi lì trasferiamo lo scalo merci da Piazzale Verdi, perché quello è il luogo naturale, lo scambio con Piazzale Verdi, terminal bus alla stazione. Lo scambio gomma rotaia, siamo impegnati in questo, la trattativa con le Ferrovie è aperta. Nel frattempo ci sono stati altri interventi importanti che sono possibili in quella zona, per esempio i magazzini della ex manifattura, che sono un comparto di grande interesse, l'area che poi tra qualche tempo sarà dismessa di Pulia, dove è attualmente il mercato ortofrutticolo. Quindi quel comprensorio è un comprensorio che deve essere ripensato e deve essere portato a soluzioni utili e compatibili con il resto del territorio. Il telespettatore però le chiedeva quando inizieranno i lavori. Dunque, non sono in questo momento non sono in grado di dirlo al telespettatore, perché non ho la possibilità ancora di dirlo. La trattativa con le Ferrovie è aperta, appena siamo in grado di chiuderla e di partire positivamente con una chiusura che sia valida per loro e per noi, in termini appunto di trattativa per il Comune, beh, a quel punto saremo in grado di partire. Come progettazione noi siamo già praticamente alla conclusione. Ci dobbiamo fermare perché c'è il primo stacco pubblicitario, ci rivediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e con le domande che stanno arrivando dai nostri telespettatori. Allora, la prossima domanda riguarda l'impianto sportivo più importante di Lucca, ovvero il Palasport, il Palatagliate. Allora, questa è la domanda dal tono un po' polemico. Certo. Le Mura Basket è la squadra vice campione d'Italia, di basket femminile ovviamente, ed è costretta a giocare in un palazzetto che ha ridotto la capienza di 1300 posti. Contemporaneamente la piscina è chiusa da mesi, quindi il Palatagliate è stato abbandonato anche perché la stampa locale è silente. Questo però non mi sembra, comunque la domanda era questa: non vogliamo sentire vedremo, faremo, ma vogliamo date precise. Questo Palatagliate è una vergogna per Lucca, che farà il Giro d'Italia in TV il 1° e il 2 ottobre per l'inizio del campionato che porta a Lucca tutte le squadre. Sì, mi fa piacere la domanda del telespettatore, che appunto, come dice lei, è una domanda piccante, interessante da questo punto di vista. Dunque, il Palatagliate del 1983 ha bisogno di lavori strutturali importanti, non è stato affatto abbandonato, la piscina non l'abbiamo dimenticata sicuramente, anzi la piscina vedrà partire lavori entro poche settimane, perché abbiamo dovuto rifare tutto quanto il sistema gare in seguito alla modifica del codice degli appalti. Considerate che per rifare quel tipo di lavoro
sono comparse 140 ditte. Questo dice come, in che momento siamo attualmente per quanto riguarda la nostra vita economica. Quindi poi ci saranno lavori strutturali sull'intero sistema per metterlo a posto. Quindi non abbiamo abbandonato proprio niente, non c'è proprio niente di abbandonato. Tutto è fatto a volte molto spesso con i problemi e anche le trappole che la vita amministrativa deve costantemente sopportare, perché il codice degli appalti nuovo è stato il 16 aprile, quindi noi abbiamo dovuto rifare tutto l'intero sistema per poterci mettere a posto col nuovo codice. I lavori alla piscina partiranno prestissimo, così come altri lavori strutturali sul palazzetto, quindi la vergogna, semmai ci sarebbe per quanto riguarda la vergogna, di capire, capire che il palazzetto deve essere adeguato strutturalmente per tenere gli spettatori che si dice che deve tenere. Vi spiego perché. Se è stato fatto quel lavoro di contenimento è stato fatto perché alcuni calcoli non tornano. Quindi bisogna che i calcoli tornino, altrimenti si possono poi avere dei risultati del tutto indesiderati, come certo il telespettatore sa. Allora, parliamo ancora di manutenzione con la prossima domanda, però stavolta non si tratta di un impianto sportivo. Buonasera, volevo segnalare il degrado del tempietto del Nottolini. Questa lo sappiamo benissimo. È una tematica che torna periodicamente con qualsiasi amministrazione comunale. Certamente, certamente. È possibile fare qualcosa? Ci chiede questo telespettatore. Vi ricordo di non telefonare, mandate sms perché non rispondiamo alle telefonate. È possibile sì fare qualcosa, è necessario reperire le risorse per poter intervenire sul Nottolini. Tra l'altro noi sul parco del Nottolini abbiamo idee, credo, molto belle, perché vorremmo trasformare l'intero percorso in una pista ciclabile che parta da un tempietto, arrivi all'altro tempietto, alle Parole d'Oro, sia quest'asse nel verde di congiungimento tra la città e le colline. Tutto questo l'abbiamo inserito, tra l'altro, anche lì una progettualità che riguarda appunto le piste ciclabili. Sull'intervento al tempietto, appena avremo una possibilità in termini di risorse, in termini di, quindi di possibilità di finanziamento, state tranquilli che il tempietto Nottolini è nel cuore mio, come nel cuore della Giunta, e lo porteremo di sicuro avanti. Per metterlo a posto decentemente ci vogliono 300-350 mila euro. In questi tempi non è semplice trovare risorse o trovare finanziamenti di quel genere. Cioè, io credo che a volte le persone non abbiano la dimensione della condizione attuale in cui vivono i comuni, in particolare vive anche il Comune di Lucca, perché poi il Comune di Lucca non è un comune di fuori dell'Italia. Questa più che una domanda è una segnalazione. Per il sindaco Tambellini, via Fillungo all'alba sembra Monza, ci dice questo nostro telespettatore. Tutti a manetta, anche contromano. Qualche controllo fra le 6 e le 8 non sarebbe male. Grazie, Antonio De Cesari, firmato. La ringrazio, caro De Cesari, perché è una segnalazione questa che girerò immediatamente al comandante dei Vigili Urbani, perché compie controlli giusti alle ore giuste. Il miglioramento della qualità della vita nel centro storico e in aree cruciali come via Fillungo è chiaramente nell'interesse di tutti. È arrivato un complimento anche, a mio modesto parere la meglio amministrazione degli ultimi 30 anni, ma per completare l'opera si deve ripresentare, non conta il partito ma la serietà della persona. Saluti Roberto. Ringrazio Roberto, ci fa dei complimenti molto belli, è chiaro, i complimenti fanno bene, riscaldano il cuore, specialmente quando uno fa questa attività. I cittadini decideranno, no? Perché è bene che siano i cittadini ad avere l'ultima parola sulle questioni. Se si riconosce che questa amministrazione con onestà, con serietà, con determinazione ha portato avanti alcune questioni, io sono contento, ovviamente. Con me, penso tutti gli altri che mi hanno seguito in questo percorso e che ringrazio per il contributo che hanno dato di cuore, ma ringrazio anche i cittadini che penso si rendano conto, si comincino a rendersi conto che le attività ci sono state, che ciò che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ora, visto che è arrivata questa domanda, le faccio qualche domanda, tanto se la spetterà, sulla questione. Lei conca, mi faccia tutte le domande che vuole. Tutte le domande che vuole, liberissimo. Gliele volevo fare all'inizio del prossimo blocco, certo. Ma visto che è arrivata questa domanda. No, la faccia ora. Ci vuole ricordare la sua posizione sulle primarie? Dunque, allora, le primarie sono uno strumento previsto. Di solito le primarie, quando un sindaco è in carica,
e è in scadenza di mandato, di solito se quel sindaco ha funzionato le primarie non si fanno. Quindi la richiesta di primarie o è per motivazioni che mi sfuggono, oppure prefigura una condizione di sfiducia in chi ha operato in questi anni. Allora, quando si discute di primarie bisogna discutere politicamente di come è andata questa amministrazione, come ha operato. Roberto sicuramente non è d'accordo con l'idea di una condizione di sfiducia, no? O di una condizione di inoperosità, di inattività, eccetera. Bene, io mi aspetto che si discuta di questo e poi si vedrà, voglio dire, saranno ma prima ci deve essere una discussione preventiva, che si parte parlando di primarie 7-8 mesi fa, quando si era a un anno dal termine delle elezioni. Ma insomma, le sembra una cosa sensata, lo dico a lei perché qui, ma lo chiedo a tutti i telespettatori. Le faccio una domanda ingenua dalla parte dei cittadini, ma se lei, io penso che lei sia abbastanza convinto di aver fatto bene per quanto la riguarda. Ho fatto secondo le possibilità, come si fa in ogni famiglia, caro Conca, perché un amministratore deve essere, come dice la legge, un buon padre di famiglia, e si fa secondo le possibilità che si hanno. Lei si renda conto che noi abbiamo svalutato debiti per 19,6 milioni di euro. Vuole che le dica qualcosa? Sono questioni molto tecniche. Esatto, vuole magari non fanno neanche tanto presa sull'opinione pubblica. Vuole che dedichiamo una serata a discutere di queste cose? Vorrei volentieri. Vorrei che mi facesse completare la domanda però. Prego. La domanda ingenua dalla parte del cittadino. Se lei è convinto di aver fatto bene, perché comunque il confronto sulle primarie non le accetta, visto che dovrebbe aver partita vinta? Ma, scusi, le primarie, io l'ho detto che cosa prefigurano. Allora, siccome ci deve essere prima una valutazione di tipo politico, tutto questo cancan sollevato sulle primarie mi convince poco, mi convince francamente molto poco. Quindi, siccome ritengo di aver lavorato bene, ritengo di non essere mai stato censurato dal mio partito su varie questioni, a parte che poi non dimenticate che c'è una componente di lista civica all'interno della mia maggioranza di grande rilevanza, di grande importanza. Ma è vero che sono già pronte delle liste a suo sostegno comunque? Ma questo lo dice qualcuno, è qualcuno che se lo mette in bocca, ma scusate, ma io nasco anche con una lista civica imponente, che ha preso il 16%, ma ce lo dimentichiamo questo. Allora, quell'esperienza la dimentichiamo per intero? La buttiamo via? Facciamo finta che non ci sia stata? Dico, ma scherziamo? Scherziamo davvero? E tutto quello che sta succedendo ora, non, a me sembra che sia un po' friggere l'aria, ecco, francamente mi sembra che sia un po' friggere l'aria, così come la sua stessa domanda, così un po' insidiosa, mi sembra che giri attorno alle questioni senza cogliere il fatto rilevante. Cioè, il suo collega di partito Stefano Baccelli, certamente, consigliere regionale, qualche giorno fa sulla Nazione ha detto che lei non è stato in grado di generare un'idea complessiva della città, come dire che lei sarebbe andato avanti un po' a pezzi e bocconi. Ma guardi, noi non solo abbiamo un'idea di città, noi siamo già nella fase successiva di attuazione dell'idea di città, ma se vi rendete conto che la manifattura, da quello che era col Pius precedente, diventerà quello che abbiamo prefigurato, ovvero un grande luogo della cultura con delle questioni di grande rilevanza, con un presidio del comune di notevole importanza. Per la prima volta riporteremo funzioni del centro storico. Vuole che le dica qualcosa? Ma lei respinge questa osservazione? Ascolti, no, ferma, mi lasci finire. Il mercato del Carmine, questa è la prima amministrazione che è intervenuta, come è intervenuto sul mercato del Carmine, oltretutto con una valorizzazione continua, perché c'era uno spettacolo anche l'altra sera, voglio dire, chi l'ha fatto prima di noi? E ora che spenderemo un paio di milioni sul Carmine e cominceremo entro pochissimo tempo a farlo e probabilmente faremo la gara per assegnazione anche molto presto, beh, questo non è un'idea del centro storico? Noi non siamo alle idee, le ripeto, siamo alla realizzazione delle idee. Poi, se Stefano Baccelli vorrà un confronto su questo, io sono qui, sono pronto a misurarmi con chiunque. La prendiamo in parola. Ma guardi, lo faccia, vediamo,
vediamo, sarà interessantissimo. Un altro suo collega di partito, il presidente del Consiglio Comunale Garzella, l'ha invitata, non soltanto lei, tutti gli eletti nelle file del PD, a firmare un patto di fedeltà al PD il prossimo 30 settembre, per evitare che qualcuno appunto si presenti al di fuori del PD alle prossime elezioni del 2017. Lei questo patto lo firma? Ascolti, io ho firmato un solo patto di fedeltà nella mia vita, ed è quando mi sono sposato. Mi spiego? Quando mi sono sposato. E poi, voglio dire, questo è stato l'unico momento in cui... Ovviamente l'ha mantenuto. Che, naturalmente, come si può, sempre, in ogni caso, secondo... Poi, è chiaro che ho firmato quel patto di fedeltà. Altri patti di fedeltà che... mi danno un po' fastidio. Cosa vuol dire firmare un patto di fedeltà? Io sono stato nell'Ulivo colui che, insieme ad altri ovviamente, che ha promosso il Partito Democratico. Quindi sono stato uno che insieme a Prodi e molti altri ha promosso la formazione del Partito Democratico. Il Partito Democratico per le mie elezioni del 2012 mi ha dato 12.000 euro. D'accordo? Penso di averne restituiti 16.000. Questi sono elementi di fedeltà o di infedeltà? Cioè, glielo chiedo a lei, che bisogno ho io di firmare patti di fedeltà? Che poi quei patti, mi sanno, patti di fedeltà, patti di sangue, beh, insomma, a me... Non la convinco. No, non mi convincono e mi piacciono anche poco. Cioè, vedo qualcosa di un po', in quelle cose di un po' ambiguo, di... Tipo una trappola ci vede. Ma che trappola? Ma che trappola? Cerchiamo di capire. I patti di sangue li firmano i Beati Paoli, li firmavano, no? In passato. Mi sembra di capire che lei quel patto non lo firma. Ma di che parliamo? Poi ora vedremo, il 30 si guarderà quanti saranno a firmare il patto di fedeltà e di sangue nei confronti del Partito Democratico. Poi Garzella dice queste cose, dal suo punto di vista fa molto bene a dirle, perché evidentemente avrà interesse a dirle, o qualcuno, non so se si muove autonomamente o se... Viene consigliato da qualcuno? Francamente non lo so, io so che il patto di fedeltà, gliel'ho detto... li ho stabiliti una sola volta, per ora non ho intenzione di risposarmi, perché credo che, insomma, non è questo nelle mie prospettive, anche se le dirò che l'unico bel viaggio nella vita l'ho fatto quando mi sono sposato. Beh, insomma, tre volte, no? Poi non faccio ferie, le uniche ferie sono state quelle, quindi si immagini lei. Va bene. Naturalmente, break. Scherzo, non ho nessuna intenzione di... Ovviamente. Break pubblicitario, poi ritorniamo con le domande dei telespettatori. E siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e le domande che ci state inviando. Allora, la prossima è questa. Buonasera signor sindaco, le chiedo notizie sul nuovo ponte di Monte San Quirico, sul futuro ponte di Monte San Quirico, firmato Franco. Dunque, il ponte di Monte San Quirico è un'opera di alta necessità. Se ancora non è stato realizzato è per problemi di finanziamento, perché quando fu firmato il patto tra la Fondazione Cassa di Risparmio, Comune di Lucca, la provincia, eccetera, e la regione toscana, si stabilì di portare il rifacimento delle scuole superiori, scuole medie, sotto l'aura, diciamo così, della Fondazione Cassa, mentre il ponte passava interamente dalla Fondazione alla regione, perché il patto fu quello. Come sapete, le regioni hanno avuto tagli al loro bilancio nell'ordine del 35%, quindi il bilancio regionale da 2 miliardi e 3 è passato a 1 miliardo e 4, e naturalmente alcune opere ne hanno sofferto. Spero che il ponte possa partire molto presto. Ma il ponte si farà o è in dubbio la sua realizzazione? Il ponte si farà, deve essere fatto, perché è una grande necessità. E tra l'altro è il collegamento con l'asse suburbano, con l'asse che passa poi da San Vito e deve arrivare a via Dante Alighieri, quindi collegarsi col nuovo ospedale e attraverso poi la zona del nuovo ospedale con la grande viabilità che, sapete, ci sono i fondi CIPE, ora si sta rifacendo, l'ANAS sta rifacendo il progetto, stiamo dietro ad ANAS perché rifaccia il progetto secondo determinate caratteristiche. Il ministro Delrio, che è venuto a Lucca, ha promesso che entro un anno sarà pronta la nuova progettazione, quindi facciamo tutti i passaggi bene, ma facciamoli. Il ponte si farà,
Quindi poi non posso dire si comincia tra un mese, tra due, tra tre, tra quattro, ma il ponte si fa, anche perché la situazione così non regge più. E immaginate voi che cosa succede se il ponte Monte San Quirico si interrompe, per qualche, o va interrotto per lavori di manutenzione, sarebbe un disastro. Allora, questa è una domanda di ampio respiro, forse anche troppo. Quali sono le priorità della sua amministrazione da qui alla fine del mandato e quali gli obiettivi che vorreste raggiungere, se fosse possibile dare per certi altri 5 anni? Facciamo così, mi dica magari le priorità da qui fino alla fine del mandato, cioè le cose che magari avete già in ponte e che volete assolutamente terminare prima di giugno, prima della prossima primavera. Beh, noi abbiamo dei lavori che dobbiamo assolutamente fare, innanzitutto il miglioramento delle strade, perché le strade sono messe male. La volta scorsa io qui ho promesso di asfaltare, di riasfaltare alcune strade, per esempio dico che via Squaglia è tra i lavori preventivati, quindi l'assessore Marchini ha questi lavori in agenda. Poi ci sono i lavori partecipati da portare, da avviare o da portare a conclusione, penso al parcheggio di Ponte Amoriano, penso a alcune opere essenziali, quindi quei lavori partecipati nelle frazioni, perché nei vari territori abbiamo la necessità di avviare queste attività. Poi c'è assolutamente da riavviare, spero di poterlo fare entro la fine del mandato, soltanto avviare mi basterebbe, ma il recupero della palestra di San Lorenzo a Baccoli, per esempio. Sono alcune questioni di alta rilevanza che vogliamo compiere. Personalmente, come assessore alla cultura, risistemare Palazzo Guinigi per farne davvero il museo della città. Su Palazzo Guinigi forse ai censori è sfuggito che si è speso su Palazzo Guinigi finora, naturalmente mi riferisco a atti precedenti, si è speso una discreta fortuna per avere poi un museo che non aveva consistenza di museo. Noi contiamo di avviare il sistema per farlo veramente diventare il museo della città, il museo che rappresenti la storia di Lucca a partire dalla via Francigena, naturalmente a partire dal volto santo, a partire dalla religiosità del Medioevo, con tutto quello che poi ne è seguito. Cambiamo domanda, una domanda molto più puntuale. In via per Sant'Alessio, vicino alle scuole, si stanno verificando incidenti di auto pericolosi. L'ultimo l'altra sera. Causa alta velocità. Chiediamo noi cittadini di mettere dei dossi artificiali per evitare tragedie visto la presenza di bambini. Firmato Cristina. Dunque, ho spiegato più volte che mettere dossi oggi è estremamente problematico, anche perché i dossi esistenti ci sono, altri dossi sono sconsigliati. Sono sconsigliati anche proprio in termini di legislazione. È necessario, naturalmente, raccomandare la prudenza sulle strade e poi il controllo. Spero che si possa sempre di più controllare e prendere chi eccede nella velocità. Sappiamo che in determinate situazioni si può arrivare alla sospensione della patente, si può arrivare a sanzioni molto grandi, quindi è necessario cominciare a lavorare su questo, in modo perché poi è dai nostri comportamenti scorretti che si hanno le tragedie, sempre e comunque. Però anche su questo versante siamo impegnati a controllare sempre di più, e naturalmente poi chi sarà preso in certe condizioni, insomma, saranno affari suoi. Allora è arrivata proprio una domanda sulla questione delle strade, se ne parlava prima. Buonasera Sindaco, all'ultimo suo intervento a Diretta Sindaco prima dell'estate mi disse che le strade dalla zona industriale di Mugnano fino a Via della Formica sarebbero state riasfaltate, ma nulla è stato fatto. No, confermo quello che ho detto prima, Via Squaglia è tra le strade che saranno riasfaltate. Spero di poterlo fare, se non farà freddo, anche nelle prossime settimane. Buonasera, volevo chiedere se è prevista una delibera per ampliare la rete fognaria sulla via di Sant'Alessio. Ancora una domanda su Sant'Alessio. Dunque, grazie, saluti cordiali Maria. Benissimo, allora spiego a Maria che i lavori per arrivare con la fognatura a Sant'Alessio erano previsti quest'anno. Noi però volevamo quei lavori nel mese di agosto, per ovvie ragioni, la via di Sant'Alessio è una via stretta,
È una via con difficoltà di circolazione. Se i lavori si prolungano durante la settembre e poi l'autunno, diventa veramente un problema. GEL è arrivato un po' in ritardo con questo, quindi abbiamo preferito rimandare al prossimo anno l'intervento, che arriverà fino alle scuole elementari. Poi ci potrà essere un ulteriore allungamento della linea delle fognature. So che GEL ha qualche perplessità, ma a me piacerebbe che fosse allungata almeno fino al poggio che porta poi verso il fiume, quindi all'altezza di Corte Pistelli. Lo dico subito, sto io lì, ma non è per me questo fatto, è perché si raccoglierebbe una notevole parte di reflui in una zona densamente peraltro abitata. Quindi la possibilità c'è, perché il prossimo anno l'impianto è previsto fino alla scuola. Già quest'anno si dovevano fare fognature almeno fino a Lotti, perché dalle Madonne Bianche si doveva arrivare a Lotti. Se non ci siamo arrivati, per le ragioni che ho detto, perché sono arrivati un po' in ritardo con l'assegnazione dei lavori, sempre per i noti problemi sugli appalti e via discorrendo, e siamo andare un po' lunghi ci ha costretti ha costretto poi successivamente noi e GEL a riprogrammare per il prossimo anno. Ma il prossimo anno mi auguro che nel 2017 agli inizi partano i presupposti anche per l'Oltreserchio, perché la fognatura dell'Oltreserchio è lì in terra da molto tempo, deve essere collegata, e il collegamento è un'opera altamente impegnativa, ma io penso che il prossimo anno, opera molto attesa, sono nel cuore degli abitanti dell'Oltreserchio, comunque quell'opera è una di quelle che si faranno. Prossima domanda sull'illuminazione pubblica. Buonasera. La prima parte di Via delle Tagliate a San Concordio, quella che va dal ponticello sulla Piscilla al passaggio a livello, la sera è molto buia. Qui si parla di un tratto molto preciso. Sono previsti lavori per l'illuminazione di questo tratto, firmato Renza Becagli. Dunque, la domanda è una domanda interessante. Sono previsti lavori, per certo, nelle aree più buie dobbiamo portare illuminazione, perché illuminazione è anche sicurezza. Abbiamo avuto, non lo nascondo, alcuni problemi nei rapporti tra Comune e GESAM, problemi che sono stati sulla stampa, che sono stati illustrati dalla cronaca puntualmente. Contiamo di superare l'impasse e quindi di tornare a una programmazione efficace che possa dare illuminazione e quindi maggior sicurezza sulle strade e quindi nelle varie zone ai cittadini. Quella è una zona segnalata e quindi prendiamo anche questa segnalazione e poi nella programmazione nostra inseriremo anche quello che i cittadini ci diranno, perché poi intendiamo incontrare nuovamente la cittadinanza per confrontare le idee nostre con le loro idee anche in termini di programmazione, perché siamo pronti in qualunque momento a modificare là dove riteniamo che altri abbiano più ragione di noi. Allora, qui si torna invece a parlare di fognature. Chiedo al sindaco a quando le fognature in via Mattei, zona industriale Mugnano. Sono importantissime, ma da 20 anni solo promesse. Grazie, Massimo. Allora, non prometto niente, ovviamente, perché non voglio far promesse, però dico a Massimo di contattarmi per poter anche avere un colloquio a quattro occhi, eventualmente ci rivolgiamo a GEL, perché non ho sotto mano l'intero programma GEL, per capire quando potrà essere, almeno non si promette inutilmente e almeno non si spendono promesse che poi non potremo per molti versi mantenere. Quindi quello che dico ritengo che debba essere veritiero. Allora invito Massimo a trovarci, mi può mandare una mail a sindaco@comune.lucca.it, sindaco@comune.lucca.it, ci troviamo, invitiamo GEL e chiariamo qual è il piano di sviluppo complessivo, perché questo è un dettaglio che in questo momento mi sfugge. Allora, abbiamo poco per rispondere all'ultima domanda di questo blocco, è una domanda sull'accoglienza. Caro sindaco, ma non è l'ora di smettere con l'accoglienza? Si lamentano persino i giostrai, roba da matti, firmato Lucia. Dunque, il tema dell'accoglienza è un tema complesso, penso, all'interno del nostro paese. Lucca si è distinta per un'accoglienza che per ora non ha dato problemi. È chiaro che non si può durare all'infinito. Sì. Questo deve essere chiaro per tutti, per noi, per il governo, per tutti quanti, perché non si può durare, cioè a un certo punto le strutture
debordano, quindi noi siamo tra coloro che hanno fatto molto per l'accoglienza, non possiamo fare all'infinito. Questo deve essere il tema da affrontare nei giorni a venire, perché o troviamo altri modi, o troviamo altri sistemi, oppure non è che si possa continuare con un percorso che va all'infinito, perché le risorse sono finite, le potenzialità sono finite. Penso che sia un sentimento comune a molte amministrazioni. Certamente. Ormai, al di là del colore politico. Ma amministrazioni animate da ottime intenzioni, perché ritengo che l'amministrazione lucchese sia stata animata da buone intenzioni. Da parte nostra nessuno di noi ha sulla coscienza storture riguardo ai migranti, riguardo a chi attraversa il canale e via discorrendo. Poi, ripeto, questa migrazione, una migrazione che chissà per quanto durerà ancora, oltrepasserà sicuramente i mesi e forse anche gli anni. Però è altrettanto chiaro che dobbiamo immaginare sistemi evidentemente nuovi, perché non si può durare così per molto tempo ancora. Chiarisco però un'ultima cosa e chiedo scusa se prolungo. Tutti bisogna fare questo, non possono alcuni comuni fare accoglienza e altri non fare accoglienza. Quando ci mettiamo la fascia tricolore, siamo tutti comuni dello Stato italiano, per cui tutti hanno la responsabilità di rispondere alla chiamata dello Stato, perché poi queste sono chiamate dello Stato. Mi spiego? Perché se tutti siamo parte dello Stato, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Questo è il dato di fatto. Quello che non è sopportabile è un aspetto di questo genere. Poi, ripeto, nessuno si lamenta se si fa un po' di più o un po' di meno, però un equilibrio complessivo darebbe a tutti un pochino più di responsabilità e darebbe a tutti un pochino più di equità nei comportamenti. Sono d'accordo comunque sul fatto che non si possa continuare all'infinito. Ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, poi torniamo con l'ultima parte di Diretta Sindaco. Ultima parte di Diretta Sindaco con il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini. Prima di ripartire con le domande dei telespettatori, le volevo chiedere se alla cerimonia di inaugurazione della nuova strada dell'ospedale del parcheggio vi siete scambiati qualche parola con Stefano Baccelli, perché non guardi, sembrava. Guardi Conca, io sono una persona gioviale, sono una persona molto ben disposta nei confronti degli altri e quindi sono anche, penso di essere anche una persona educata. Quindi io sono sempre pronto a scambiare parole. Tutto normale, tutto tranquillo. Certamente. Allora ripartiamo con le domande dei nostri telespettatori. Buonasera Sindaco, sono Michele. Vorrei sapere se verrà creata una rotonda a Porta Sant'Anna e una all'incrocio in via di Tiglio tra Liti e la Coop. Dunque, quella di via di Tiglio è già preventivata e c'è un problema con un confinante. Altrimenti sarebbe già iniziata. Avete visto che abbiamo già messo degli strumenti per indicare la rotonda. Quella di Sant'Anna sì, necessarissima, e sarà riaperta anche dopo la rotonda, riapriremo anche la parte superiore del collegamento con l'altra rotonda su Via Italia per alleggerire il traffico poi su Via Giovanni Pascoli. Ce la fa prima della fine del mandato a Sant'Anna? A iniziarla spero proprio, non so, spererei di sì, se partiamo con i 6 milioni di Sant'Anna... La progettazione è già a buon punto, mi farebbe molto piacere. Una parte di quel finanziamento potrebbe essere utilizzato per la rotonda. Certo, e anche per il sottopasso, perché scavalchi da Sant'Anna la circonvallazione, cioè che possa evitare la circonvallazione. In che punto verrebbe realizzato il sottopasso? Beh, dov'è la pista ciclabile, penso. Immagino dov'è la pista ciclabile. Mi pare il posto più logico, ma i sottopassi sono necessari da tutte le parti. Guardi, abbiamo una domanda ad hoc. Alla stazione, il sottopasso alla stazione è fondamentale. Quando un sottopasso davanti alla stazione? Appena abbiamo un soldo per farlo. Appena abbiamo un soldo per farlo. Allora, andiamo avanti. Volevamo sapere riguardo al cimitero di Sant'Anna. Cade a pezzi, ci manca che ci resti qualcuno. Tambellini, ti stimiamo comunque. Saluti, Clara. Dunque, la signora ha ragione. Il cimitero di Sant'Anna cade a pezzi, le arcate cadono a pezzi. I primi 500.000 euro l'abbiamo deliberati l'altro giorno, dovrebbero partire, spero, anche questo a presto, fatte le gare e tutto quanto. Col cimitero di Sant'Anna partirà anche, dovrebbe essere già partito il cimitero di San Vito, come
come progettazione siamo finita, quindi anche San Vito partirà, e un altro cimitero chiuso, ormai esaurito, il cimitero di Sant'Alessio, dovrebbe andare anche quello. Una domanda: che fine ha fatto il progetto del Parco di Sant'Anna? Saluti Marco. Il parco, voi sapete che vi è ancora in corso la questione, la causa con valore, perché è un tema di questi giorni, se ne discute in comune, perché è una causa complessa, articolata, perché Valore doveva costruire la zona. Poi ci fu l'atto di revoca da parte del comune. Il progetto del Parco di Sant'Anna rientra in parte anche in quegli interventi che abbiamo detto, quindi le zone a verde saranno ricomposte. È chiaro che quella è una zona privata, la zona dove si doveva costruire, una zona privata. Vedremo come potremo armonizzare e organizzare anche quell'area. Ancora una domanda sulle fognature, che sono un argomento evidentemente molto sentito e di grande interesse. Ma le fognature a Santa Maria a Colle quando? Fognature a Santa Maria a Colle, fatto il collettore, quindi contiamo di partire nel 2017 con il collettore, che collegherà l'impianto di depurazione con Nozzano, dopodiché tutto il resto si può aggiungere. Quindi piano piano arriveremo a Santa Maria a Colle di sicuro. Anche qui il progetto c'è, la cosa verrà sicuramente fatta. La cosa deve essere fatta, perché a Nozzano ci sono 2,5 milioni di fognature fatte in passato che giacciono lì da anni inutilizzate. Dobbiamo utilizzarle quelle fognature. Come si può lasciare dei milioni di infrastrutture sottoterra così? A che fare? Quindi vanno collegate, bisogna risistemare gli allacciamenti. Da quel momento in poi, una volta assicurato il collegamento, si partirà per tutto il resto. Mi dispiace per la questione di Ponte San Pietro, perché si era immaginato in passato di collegare Ponte San Pietro con la Sarzanese al di là del ponte. Poi si è scoperto, guarda caso, che la zona di Sant'Angelo ha un sistema di raccolta dei reflui che non terrebbe se ci fossero collegate altre fognature tipo Ponte San Pietro, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dovuto rimodulare l'intero progetto. Questo è lo stato dei fatti. Quando scoprirete che non sono veritiero su quello che dico, venite e se ne ragiona. Buonasera Sindaco, la questione rifiuti è scottante, ci dice questo telespettatore. La bolletta è sempre più cara, contrariamente a quanto promesso. La raccolta differenziata con i bidoncini è piuttosto costosa, era più opportuno continuare ad usare i cassonetti. Dunque, i cassonetti erano un veicolo di raccolta rifiuti da tutte le parti, soprattutto considerando che chi è attorno a noi utilizzava ormai da anni metodi di raccolta differenziata casa per casa. Quindi abbiamo scoperto rifiuti provenienti da altre parti sul nostro territorio. La raccolta differenziata, oltretutto, se vogliamo portarla ai livelli che la legge ci chiede, ovvero a livelli superiori al 75%, ci impone una raccolta come quella che stiamo facendo. Poi mi sembra che in molte zone tutto questo funzioni e funzioni bene. Il problema è l'abbandono dei rifiuti. D'accordo? Il sistema a cassonetti è un sistema che dà alle persone la soddisfazione di buttar via, spesso male, d'accordo? Ma che è fortemente improduttivo in termini di qualità dei prodotti differenziati. Poi il costo, attenzione, non è tanto la raccolta con i mezzi, quello ha un costo ovviamente, perché il personale ha un costo. Ma i costi veri sono poi i costi di smaltimento, sono i costi di trattamento, anche le altre questioni. Si aggiungono questi costi agli altri. E comunque, per chi non ha impianti come Lucca, perché Lucca non ha impianti, d'accordo, pensare di risparmi sulla bolletta, beh, per il momento mi sembra un po' complicato. Allora, ora parliamo di multe, siamo arrivati agli sgoccioli della trasmissione. Perché multate la sosta auto sotto le piante nei giorni di mercato? Costa 84 euro, la sosta non intralcia il traffico della circolazione, mettete una tariffa oraria, il mercato ne avrebbe un beneficio, da turista mi avete fatto un regalo di quasi 100 euro. Complimenti, questo è un telespettatore che ha beccato una multa. Mi dispiace se è un turista che è venuto a Lucca e ha preso una multa, francamente mi dispiace, perché vorremmo che chi viene da noi si trovasse sempre benissimo. Una delle ragioni per cui spostiamo il mercato è proprio questo, che c'è accanto un parcheggio. Parcheggio perché il mercato spostato, il mercato dei bacchettoni spostato nell'area della zona ora del parco dei divertimenti, ha accanto un magnifico parcheggio. Chi vuole andare al mercato non prenderà più multe. Allora, siamo davvero in chiusura. Prima però di chiudere le voglio fare una domanda che non c'entra con i problemi cittadini, ma
si riferisce al prossimo referendum costituzionale. Vorrei semplicemente sapere se lei voterà sì oppure no. Ma guardi Conca, forse ripetita iuvant, come dicevano in passato, ma io mi sono già ampiamente espresso su questo. Io ho addirittura in questo caso firmato una situazione, ho detto che avrei sostenuto il sì. Poi se lei mi chiede se la legge per esempio elettorale mi piace molto, io dico beh, non è granché per certi conti, ma se ne sta discutendo ancora. Lei voterà sì al referendum, fedeli al PD allora? Ma, il PD tutto si è schierato in quel senso, tutto il PD si è schierato in quel senso. Quindi voglio dire, fare differenziazioni oggi mi parrebbe abbastanza ambiguo. Poi si possono fare sempre meglio le cose. I quesiti referendari, tra l'altro, ci saranno sottoposti. Se vuole sapere come sono stati scritti, posso dire che potevano essere scritti meglio, ma al meglio sicuramente non c'è mai fine, come al peggio. Allora, siamo in chiusura davvero, non so se vuole aggiungere qualcosa a tutto quello che ha già detto, se ci vuole anticipare qualcos'altro. Un'ultima buona notizia. Venerdì presenteremo la Casa del Boia, ovvero l'allestimento all'interno della Casa del Boia, perché è allestito secondo, cioè c'è un allestimento che riprende il tema della Via Francigena e lo riprende secondo modalità molto nuove. Questo per me è un fatto di grande importanza. Seguivamo da tempo la questione, ci abbiamo messo tempo per portare a termine un percorso complesso, però anche questo ce l'abbiamo fatta e per me è un motivo di soddisfazione. Bene, allora venerdì l'appuntamento per la presentazione dell'allestimento della Casa del Boia. Sono arrivate tantissime domande che non abbiamo potuto fare. Per quello che è possibile, le rivolgeremo comunque al sindaco appena terminata la trasmissione. E io, se me le girate, io cercherò di rispondere. D'accordo. Bene, grazie sindaco di essere intervenuto stasera. Grazie, buona serata a tutti i telespettatori. Mi associo, buona serata a tutti.